I prodotti agroalimentari italiani sono i più sani e sicuri al mondo. Lo dice l'EFSA, che è l'Ente Europeo per la Sicurezza Agroalimentare, ma lo attesta anche il PAN, il Piano d'Azione Nazionale per l'Uso Sostenibile degli Agrofarmaci. Ma com'è possibile tutto ciò? Beh, eh, devi sapere che gli agricoltori italiani, così come i tecnici, i consulenti e i professionisti che operano in agricoltura, sono i più preparati al mondo. E già dagli anni 80 utilizzano le tecniche di difesa integrata, quelle nuove tecniche che si vogliono diffondere in tutte le aziende agricole dell'Europa e che per molte aziende agricole sono ancora molto lontane, sono un'utopia. Eh, fare assistenza tecnica in agricoltura sta diventando però sempre un pochino più complesso. Perché? Perché per mantenere questo livello di sicurezza alimentare i prodotti che vengono utilizzati per la difesa delle colture sono sempre più sicuri per l'ambiente e per l'uomo, ma sono sempre un pochino più complicati da usare bene per la difesa delle colture. I prodotti sono sempre un pochino più selettivi, devono essere utilizzati nel modo giusto e riportano delle etichette che sono abbastanza complicate e sono abbastanza difficili da capire, da comprendere e da applicare correttamente per fare un buon lavoro in agricoltura. Oggi per dare un consiglio tecnico che sia preciso, efficace e sicuro, ogni singolo tecnico deve sapere una marea di informazioni. Innanzitutto deve sapere cosa dicono i bollettini provinciali, perché le province erogano dei bollettini che ti dicono cosa fare, poi devi conoscere i disciplinari di produzione, soprattutto se sei in difesa integrata volontaria, ovviamente devi avere tutte le prescrizioni che arrivano dal manuale di difesa integrata che ha fatto il Ministero delle politiche agricole, come se non bastasse, qualsiasi tecnica di difesa integrata che tu faccia nella tua azienda agricola, devi conoscere, disporre o avere accesso a delle informazioni agrometeo, ovvero tu devi conoscere perfettamente cosa è successo nell'ultimo periodo su questo appezzamento e devi Sapere cosa succederà nei prossimi sette giorni, perché se devi fare opportunamente dei trattamenti fitosanitari, ovviamente devi conoscere la storia. Quindi, cosa è successo nell'ultimo mese, ma anche le previsioni meteo che ti permettono di fare i trattamenti in modo preciso e sapendo che, ad esempio, domani non c'è una pioggia o c'è qualche evento che interrompe l'efficacia del prodotto. Cosa dire poi delle etichette? Cioè, di fatto la normativa prevede che tu conosca a mena dito tutte le informazioni riportate nelle etichette di circa 3.000 agrofarmaci, perché sono quelli che sono registrati per la difesa delle colture in Italia oggi. Ma le etichette degli agrofarmaci di oggi non sono più quelle di tempo fa, dove c'erano registrazioni vaghe sugli ortaggi contro i principali parassiti. Oggi si arriva a definire che per ogni coltura quel prodotto è in grado di controllare una specifica avversità in un determinato periodo. In etichetta sono riportate le buffer zone, in etichetta sono riportate le limitazioni d'uso, come devi fare a fare la, la, le concentrazioni, le miscele, quindi la compatibilità, ma non solo, ci sono delle dosi massime di impiego, delle dosi minime di impiego che vanno rispettate i tempi di carenza, gli intervalli di sicurezza, cioè è impossibile che un tecnico, un consulente o un agricoltore conosca esattamente tutte queste informazioni. Tra l'altro queste informazioni sono alla base dei controlli, quindi è fondamentale conoscerle bene per evitare che durante la fase di controllo vengano rilevati degli errori formali o pratici nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Quindi, prima di tutto, conoscere bene le etichette. Dare consigli tecnici oggi è sempre più difficile. Perché è molto facile sbagliare. Ma dobbiamo renderci conto che tu come tecnico non puoi sbagliare, tu non puoi compromettere la difesa e eh, il risultato che devono ottenere gli agricoltori presso le loro aziende agricole, non puoi compromettere la salubrità del prodotto, quindi andare a intaccare le garanzie di sicurezza che ci sono nei confronti dei consumatori, così come non puoi permetterti di dare un consiglio tecnico che faccia poi fare un errore all'agricoltore al quale verranno revocati i contributi previsti dalle normative attuali quindi dalla PAC, dalle misure agroambientali. Quindi è proprio vero, dare consigli tecnici oggi è molto ma molto difficile. Ma quanto sarebbe comodo e semplice poter utilizzare le nuove tecnologie per avere sempre a portata di mano i dati aggiornati e costantemente in linea con le nuove normative? Quante possibilità in più avresti? Avresti meno paura, meno stress, meno timore di sbagliare? Avresti più tempo libero da dedicare alle tue passioni? In che modo cambierebbe il tuo lavoro se tu avessi la matematica certezza di avere tutte le formazioni giuste nel momento giusto? Quanta sicurezza avrai ottenuto utilizzando? utilizzando un sistema che ti permette di aumentare la tua credibilità la tua autorevolezza e la tua competenza in un settore così difficile come la difesa delle colture agrarie. Io non so in che situazione professionale tu ti trovi in questo momento. Potresti essere un tecnico o un consulente che deve gestire una, dieci, cento aziende agricole, ognuna delle quali può avere diverse colture, diverse avversità, diverse problematiche. Oppure forse sei il tecnico di una coltura, come in questo caso, il tecnico della vite. Ma in questo caso tu dovresti gestire, sapendo tutto della coltura, tutta una serie di eh, aziende agricole che operano in territori diversi, quindi lì cambiano le informazioni legate alle condizioni meteo, ai disciplinari di produzione, ai bollettini provinciali, perché puoi ricevere merce da diverse province o da diverse regioni. Oppure sei un rivenditore, quindi tutti i giorni ti trovi ad avere a che fare con degli agricoltori clienti che vogliono avere informazioni su come utilizzare i loro prodotti, e tu devi avere le competenze su diverse colture, su diverse avversità, devi sapere quali sono le diverse condizioni meteo. E in base al pan devi anche fornire le adeguate informazioni, ovvero tutte quelle informazioni che permettono di gestire bene quel prodotto e utilizzarlo al meglio in campo. Oppure potresti essere anche il tecnico di una cooperativa o di una cantina sociale, dove di fatto il tuo obiettivo è quello di garantire la qualità in ingresso delle produzioni per poi garantire la filiera intera. Oppure potresti essere il responsabile qualità di una, della GDO e il tuo ruolo in questo caso sarebbe quello di consigliare tecnicamente le migliori soluzioni tecniche, i cosiddetti protocolli di produzione, per fare in modo che i consumatori vengano da te e ti riconoscono una qualità superiore a quella di altre catene. In qualsiasi situazione tu ti trovi, puoi sempre imparare ad utilizzare nuovi strumenti innovativi, puoi... Applicare nuove soluzioni e puoi diventare un tecnico, un consulente o un rivenditore più preparato, più competente e più autorevole nel tuo settore. Quando nel 1988 Roberto Bartolini, l'allora direttore di Terre Vita, mi chiamò per scrivere il primo libro sulla difesa integrata delle colture, mi sono trovato nella tua stessa situazione. Già allora, e ti parlo di molti anni fa, il 1988, già allora era difficile avere le informazioni aggiornate, giuste, quindi Corrette e tempestivamente allineate con la normativa di tutto quello che era il mondo degli agrofarmaci. Già allora era difficile dare il consiglio tecnico giusto. È per questo che nel 1988 decisi di fondare Imageline. Io sono Ivano Valmori, il fondatore di ImageLine e ideatore di Fitogest, il servizio che molti agricoltori italiani utilizzano per avere gli aggiornamenti sui prodotti fitosanitari e dal 1988 per professione aiuto gli agricoltori italiani ad utilizzare le nuove tecnologie e ad avere le informazioni giuste al momento giusto per produrre meglio in campo, quindi fare la difesa adeguata di queste fantastiche colture che sono il patrimonio agricolo italiano e di raccogliere la storia dei loro prodotti direttamente al consumatore. Per rispettare tutto quello che è previsto dal PAN, io e i miei tecnici abbiamo deciso di creare all'interno di Fitogest Più una nuova sezione, un sistema completamente innovativo che cambia Fitogest da una banca dati a un supporto per fare assistenza tecnica. Si tratta del nuovo servizio Consiglio Tecnico, che ti permette di creare i consigli tecnici per tutte le aziende agricole che tu gestisci, indipendentemente dalle colture che hanno dal dove sono collocate e dal tipo di produzione agricola che fanno, sia che si tratti di difesa integrata sia che si tratti di difesa biologica. Il consiglio tecnico su PhytogesPiu è un servizio web, quindi tu puoi avere tutte le informazioni direttamente su smartphone, tablet o direttamente su un computer e eh, questo servizio ti permette di convergere, di far convergere tutte le informazioni che arrivano dai... Bollettini provinciali fatti dalle varie province che si occupano di elaborarli più o meno settimanalmente, dai disciplinari di produzione che vengono fatti dalle regioni o dalle province autonome. Qualora tu sia in difesa integrata volontaria, poi ci sono tutte le informazioni che arrivano dal manuale di difesa integrata che è fatto dal Ministero delle Politiche Agricole. In più ci sono le informazioni che arrivano dalle etichette che abbiamo elaborato all'interno di FitoGest. E come se non bastasse, ci sono tutte le informazioni che arrivano dall'Aeronautica Militare relativamente. Alle stazioni meteo virtuali, quindi i dati storici di quello che è successo a casa degli agricoltori e le previsioni meteo dei prossimi sette giorni. Il bello è che tutto converge in un unico sistema molto facile da utilizzare e te lo puoi portare dietro direttamente in campo, così come siamo adesso. Con il consiglio tecnico tu puoi innanzitutto stabilire se è il caso o meno di fare il trattamento perché, avendo a disposizione i bollettini tecnici, i disciplinari di produzione e i dati meteo a casa di ogni agricoltore, tu riesci a capire innanzitutto se è il caso o meno di trattare. Qualora tu decida di far svolgere o di consigliare un trattamento, il consiglio tecnico ti permette di andare a trovare il formulato commerciale che si adatta a, quella, a risolvere quel problema, in funzione delle indicazioni di etichetta, quindi senza paura di sbagliare, perché è direttamente il consiglio tecnico che individua i prodotti, te li seleziona in funzione delle sostanze attive o dei produttori che lo commercializzano e nel momento in cui tu decidi di consigliare un prodotto ti va a calcolare le dosi in funzione delle dosi di etichetta ma anche delle superfici che ha l'agricoltore quindi ti dice quale prodotto utilizzare quando quanto ne devi eh, consigliare all'agricoltore quanto l'agricoltore ne deve utilizzare e poi gli riporta tutte le informazioni di etichetta dalle buffer zone alle limitazioni di impiego gli intervalli tra un trattamento e l'altro tutto direttamente online senza bisogno di portarti dietro nessun'altra informazione una volta che hai stabilito quale consiglio dare il servizio consiglio tecnico ti permette poi di spedire il consiglio direttamente a casa dell'agricoltore e di conservare nel tempo tutti i consigli dati. In questo modo sei sicuro di avere una memoria storica di tutti i consigli che hai dato agli agricoltori, in modo da poterli conservare anche in un secondo momento e verificare se poi questi agricoltori hanno fatto realmente ciò che tu gli avevi consigliato. La compilazione di un consiglio tecnico richiede pochissimo tempo. È importante però sapere che non dovrai più investire tempo per studiare a memoria cosa c'è su ogni singola etichetta, cosa ti dice il bollettino provinciale o che cosa ti racconti il disciplinare, perché sai di poterci contare direttamente in campo e quando ti serve. Quindi potrai investire il tuo tempo semplicemente per erogare servizi agli agricoltori e non per il continuo aggiornamento professionale. Calcola che utilizzando il consiglio tecnico tu acquisisci informazione, quindi impari durante lo svolgimento dell'assistenza tecnica che è il modo migliore per imparare non sei costretto a imparare colture che non sono di tuo interesse non sei costretto a studiarti le etichette per eventuali soluzioni che nessuno mai al mondo ti chiederà ma andrai ad affrontare le problematiche che ti vengono richieste direttamente dall'agricoltore in modo da poter investire meglio il tuo tempo in funzione dei bisogni reali e non in funzione di quello che pensavi ti sarebbe servito il bello del consiglio tecnico è che con una sola licenza e ti dico solo con una Licenza puoi fare un numero illimitato di consigli tecnici per un numero illimitato di aziende agricole, quindi di fatto paghi solo una licenza per poter erogare servizi tecnici per tutti i tuoi clienti. Ma quanto vale per te un servizio di questo genere, visto che ne hai capito l'importanza? Quanto vale per te avere a disposizione: la testa, il tempo e il lavoro dei sette tecnici che lavorano all'interno della nostra azienda per informatizzare le etichette, per avere tutto collegato in un, unico, in un unico sistema con i dati dei bollettini, dei disciplinari, del manuale di difesa integrata, i dati meteo dell'aeronautica militare. Quanto costa questo servizio? Beh, eh, per quello che vale dovrebbe costare molto, ma noi abbiamo deciso di tenere un prezzo contenuto, abbiamo deciso che ti costerà solo 1000 euro all'anno. 1000 euro per avere tutto a disposizione per un numero illimitato, no eh, 1000 euro è troppo, bene allora lasciamo perdere questi 1000 euro, noi cercheremo di fare una cosa che ti stupirà, abbiamo deciso che questo servizio lo regaliamo a tutti gli utenti che hanno già FITOGES+, quindi se sei un utente che ha già FITOGES+, tu lo trovi già all'interno della soluzione e non ti costa niente, zero, assolutamente niente, se invece non hai ancora avuto il piacere di utilizzare il servizio FITOGES+, abbiamo deciso che il FITOGES+, costa Meno di una mezza tazzina di caffè al giorno. Per fare il tuo lavoro sfruttando tutta questa tecnologia spendi meno di mezza tazzina di caffè, esattamente 41 centesimi al giorno. Quanto costa il servizio? Costa 150 euro all'anno. 150 euro all'anno che ti permettono di avere a disposizione tutte queste informazioni bello eh, ma non solo, ti garantisco che continuerà a costare 150 euro all'anno per tutta la durata del PAN, perché ritengo che sia fondamentale che tutti gli agricoltori, tutti i tecnici e tutti i professionisti possano iniziare a capire quanto l'informatica può essere importante per dare valore all'agricoltura. Tutto questo lavoro è inquadrato in un progetto, un vero progetto di comunicazione e di divulgazione dell'informatica in agricoltura che abbiamo iniziato quest'anno attraverso l'Agro Innovation Tour e questo vuole essere il primo segnale di questo Rinnovamento che vogliamo dare all'agricoltura italiana. Quindi inizia subito a provare questo sistema. Se non hai ancora utilizzato i nostri servizi, qui all'interno dovresti trovare qui attorno un pulsante con compra ora per effettuare l'ordine. E noi in tempo reale ti mettiamo a disposizione questo servizio. Ciao, buon lavoro e a presto con i servizi di Medzline.